un ringraziamento al dottor Minolfo per la sua presenza qui, in particolare ringraziamento e saluto a sua eccellenza il dottor Tortora che ci ha onorato della sua presenza. Benvenuto a tutti voi. Due parole di introduzione e poi un settore specifico che mi è particolarmente a cuore in questo periodo, vi dirò un motivo, che è sul tema famiglia formazione. Dopo altri molto più bravi e specializzati di me sul tema famiglia e sul tema fondazione famiglia eccetera, amplificheranno le tematiche proprie della fondazione. In una celebre commedia di Edoardo De Filippo, Napoli milionaria, il protagonista, che si chiama Gennaro Iovine, torna dalla guerra. Ha fatto la guerra, il comasco direbbero fam, fin, frece, fatica, le ha passate tutte, da un campo all'altro. È tornato su questo treno al freddo nella sua Napoli e si aspetta una calorosa accoglienza a casa e ritrovare l'armonia, i sapori, gli odori, gli affetti, la serenità di una casa, della casa, della domestica. Si avvicina a casa e cosa è successo? Trova che la famiglia si è disgregata per la perdita di valori che altre volte si compone. La moglie Amalia si è arricchita con commerci illeciti in questi anni. La figlia Maria è rimasta incinta di un soldato americano che poi se n'è andato negli Stati Uniti ed è rimasta sola. Il figlio Amedeo è un ladro ricercato dalla polizia. Costata a quest'uomo e un equilibrio si è rotto, lasciando la famiglia di Gennaro sospesa nel vuoto della sua deriva. Nella parte finale della commedia, la parte più drammatica, Amalia e Gennaro si guardano negli occhi e si chiedono: che cosa è successo? Perché siamo diventati così? Anche noi, nella palude in cui ci troviamo, ci poniamo le stesse domande, guardandoci allo specchio e interrogandoci. Qualcuno sulla falsa riga di altri che qualche tempo fa ci hanno parlato, qualche anno fa, ormai ci parlavano della finanza come la mirabilia, delle mirabilie, dicendoci: io faccio il falegname di mestiere, ma tu fai ancora il manifatturiero, ma no, ma devi fare la finanza, ma devi fare la finanza. Poi si è visto come è andato a finire. Ci dice che in Inghilterra David Cameron, con il suo programma, ha lanciato l'idea della Big Society. Che cosa si tratta? Di fronte alla difficoltà dei bilanci pubblici di mantenere inalterato il livello di protezione sociale per i cittadini, alcuni servizi che oggi vengono erogati e gestiti dallo Stato possono essere organizzati con larghe economie e maggiore efficienza da associazioni di cittadini. In sintesi, si tratta di portare la comunità civile a essere protagonista della modernizzazione del paese. Oh, che bello! Soltanto che in Italia la Big Society sulla carta esisteva già da tempo. L'abbiamo vista in questi decenni nella forza espansiva del volontariato e possiamo misurarla attraverso le reti di sussidiarietà. Oltre il 26% degli italiani, quindi più di uno su quattro, sparsi in 53.000 associazioni, svolgono questa attività e formano un pilastro della nostra comunità. Uno su quattro. Anche in questo ambito c'è da dire che scontiamo gli effetti di un processo di invecchiamento, una scarsa attitudine al ricambio e alla trasmissione di competenze. I giovani diminuiscono. Quelli fino in età 29 anni rappresentano soltanto il 15% del totale, mentre la fascia più attiva della popolazione è quella tra i 45 e i 65, cioè il 40,8% del totale. Sono dati su cui riflettere, perché segnano una regressione di appeal laddove il volontariato resta uno straordinario investimento sul futuro e sulla modernizzazione italiana. E allora che cosa ci serve? Serve un rilancio di virtù civili
che partono dal profondo della nostra coscienza e non da semplici pulsioni individuali. È il ritorno del desiderio, alla voglia di non appiattirsi nel deserto che ci circonda, alla ricerca di nuovi orizzonti, di nuovi traguardi, di nuove mobilitazioni. In fondazione siamo venuti a contatto negli scorsi mesi con una situazione che ci ha fortemente preoccupato. Conoscevamo e ne avevamo da tempo che c'erano delle associazioni che si occupavano di ragazzi in disagio e quindi avevano organizzato del diurno, chiamiamolo così, per questi ragazzi. Facendo però un censimento grossolano, quello che è uscito sul giornale evidentemente è un'indicazione che non è un dato statistico raccolto scientificamente, è un dato raccolto dalle istanze, dalle indicazioni che ci arrivano dalle varie associazioni, e i numeri avete visto qua a cosa ammontano, sono centinaia e centinaia di ragazzi che non frequentano le scuole. Le numerose associazioni da fare un monumento a questa gente che si occupano di questi temi raccolgono circa oltre 100 ragazzi, 210 ragazzi, 110 li raccoglie Cometa, 25 li raccolgono, 15 li raccolgono i Saleschi Somaschi, 15 li raccolgono a Erba Immacolata Concezione, una quindicina a Tantù, Don Guanella ne raccoglie 15. E gli altri? Da dove arrivano questi ragazzi? Sono ragazzi che non frequentano perché la mamma al mattino non li sveglia, non li pulisce, non li accudisce, non li dà la colazione, non si occupa di questo. Di solito è una famiglia che non c'è più, perché ha le prime difficoltà, è nato un figlio, economicamente non ce la fa più, il ragazzo scappa. Ci sono messi insieme, proviamo, il ragazzo scappa, la ragazza resta lì, se ha una famiglia robusta alle spalle, se ha grinta, carattere, cultura, stringi i denti e ce la fa, ma non è così in tanti casi, e allora succede quel che sta succedendo. Quando è uscito questo articolo lodevole da parte del nostro giornale, la Provincia, la gente telefonando diceva no, possibile, a Como succede questo. E questi sono i ragazzi piccoli, quelli che fanno le elementari. Proviamo a allargare il giro e guardiamo anche alle altre momenti di formazione, scuole medie, scuole superiori, università. Chiedo, possiamo permetterci ancora un numero di rinunce nella scuola media al livello in cui siamo arrivati? Possiamo permetterci un numero di ragazzi che si fermano al primo o secondo anno delle scuole superiori, con numeri impressionanti che vanno oltre il 20%. Per parlare dell'università, siamo il paese che ha il più alto numero di fermate, di stop a ragazzi che iniziano l'università e poi non ce la fanno. Le cause, plurime, senza dubbio, sarebbe troppo facile e semplice puntare il dito e dare delle indicazioni. Però le cause sono un mancato orientamento, una mancata presenza, attenzione nei confronti di questi ragazzi, che quando sono alle medie scelgono una scuola perché è andato un mio amico e vado anch'io lì, che quando sono alla media superiore per scelta all'università, ma sì, c'è un bel gruppo, vado con loro, non occupandosi, non pensando a sufficienza di quelle che sono le prospettive di lavoro facendo con la facoltà. Per cui arriviamo alla situazione italiana, dove ci sono in Italia 10.000 studenti che fanno matematica e 54.000 che fanno comunicazione. E dopo cosa faranno? Vi racconto tre brevi episodi che mi sono capitati in questo ultimo anno. Il primo episodio è l'anno scorso in autunno in Cina. Ho un collega cinese che fa il mio lavoro e ero in visita da lui. Mi ha portato, allora, è stata questa persona molto attenta,
stato incaricato dal governo locale di seguire un progetto di industrializzazione di una penisola che sta al confine tra la Cina e la Corea. Diciamo una penisola, uno spazio grande come la Liguria, per dire, le dimensioni sono queste. Allora mi porto a vedere questa roba ed ha fatto un porto, ha fatto delle autostrade. La prima cosa che hanno fatto prima di costruire, prima di mettere il primo mattone di una fabbrica, è un politecnico. Così va il mondo in Cina. La seconda esperienza, 15 giorni fa in Qatar, mi incuriosisce capire come, oltre che vendere qualche cosa, capire come funzionano i paesi. E allora vado a vedere come funzionano le scuole in Qatar e trovo un'organizzazione straordinariamente perfetta per le scuole dei piccoli, le scuole elementari, le scuole medie, scuole superiori. L'università, incredibile, uno pensa a Qatar, un paese sottosviluppato, sabbia e sassi, una battuta. Il paese al mondo dove le donne sono più presenti in università è il Qatar. Medici, ingegneri, ragazzi magari col velo, però in Qatar succede questo. Settimana scorsa è venuto un mio collega brasiliano a trovarmi e si parlava dell'andamento del Brasile, che raccontava le meraviglie di questo paese. Parlando del più del meno, mi dice: oh, adesso abbiamo trovato il petrolio a 200 km dalla costa, per cui oltre alle tante situazioni virtuose che sono la soia, il riscatto di questo paese, tenete presente che il Brasile oggi è il paese dove la forbice tra ricchezza e povertà, che in altre posizioni, in altri paesi si è allargata, è il paese dove invece la situazione è migliorata in generale con il governo Lula. Bene, mi dice: il provvedimento di Presidente Lula, quando è stato scoperto il petrolio, ha deciso che una percentuale dell'utile del petrolio andrà direttamente al tema formazione, volendo addebellare l'analfabetismo nel paese. Noi non abbiamo la massa e la spinta di una Cina, non abbiamo il gas naturale del Qatar, non abbiamo la dinamicità e l'entusiasmo dei brasiliani e delle materie prime e le risorse che gli stanno dietro. Però se ci guardiamo indietro non veniamo da niente, abbiamo un patrimonio straordinario, una ricchezza straordinaria di gente che si mette a disposizione degli altri, il volontariato. Io credo che dobbiamo fare squadra. Ecco, è perlomeno strano che questa situazione che accennavo prima di questi ragazzi che non frequentano venga alla luce così evidentemente in questo momento, quando la situazione evidentemente si è stratificata nel tempo. Dimenticavo di dire ai ragazzi italiani che creano e che fanno questi pesanti numeri, c'è da aggiungere tutto il fenomeno dell'immigrazione e magari dell'immigrazione clandestina. Una famiglia, un ragazzo che vive in una famiglia clandestina a Como, in qualche sottoscala, e che la mamma non parla italiano, non si è inserita perché viene da altre culture, da altre etnie. Il papà ha qualche lavoro saltuario, magari in nero da qualche altra parte. Il figlio a scuola non va perché altrimenti cosa succede? Ma bisogna essere regolare, eccetera, eccetera. Anche un pesante numero. Vedo le presenze che ci sono in Cometa o in altre situazioni, ci sono numerose le presenze di immigrati, quindi c'è anche questo fenomeno. Quello che è successo in Francia negli scorsi giorni forse ci deve far pensare, aggiungendo a quanto è accorso sempre nello stesso paese qualche anno fa col fenomeno delle bidonville. Noi arriviamo da molto di recente con queste situazioni perché non abbiamo passato il fenomeno dei pieds noirs degli anni 50, eccetera, eccetera. Però forse è meglio pensarci prima, per non piangere dopo. Questa è la situazione, c'è un mare di cose da fare su questo tema della formazione. Io credo che dobbiamo
parola ormai desueta, fare squadra. Veramente dobbiamo il volontariato, le fondazioni, chi c'ha voglia di impegnarsi, chi fa formazione nelle scuole, le autorità di competenza, mettersi veramente insieme. Se vogliamo uscire da questa palude, lo possiamo fare con l'impegno, con la collaborazione di tutti. Ci hanno insegnato che bisogna avere un occhio puntato al quotidiano, quindi essere attenti a quello che accade sotto i nostri occhi, un occhio, c'è una forma di strabismo, un occhio per guardare lontano e quindi per capire che cosa sta arrivando nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Dovremmo aggiungere, come suggerisce quel saggio e autorevolissimo autore che è Giuseppe De Rita, in un recente scritto che si intitola L'eclissi della borghesia, dovremmo aggiungere un occhio bionico messo qui dietro la testa per guardare indietro, per guardare indietro alle nostre radici, alla tradizione, ai valori da cui veniamo, per scavare nel profondo del nostro passato. Il sabato scorso c'è stato un convegno in Camera di Commercio l'intervento di un amico ha detto la crisi, questa pesante crisi è un dono di Dio. Credo che forse non abbia torto, forse se questo ci permette di fermarci a pensare, credo che sia alla fine utile per ripartire con maggiore entusiasmo, con maggiore nitidezza di visione. E allora, per concludere una battuta, il nostro futuro, dov'è il nostro futuro? Nell'archeologia? Nell'archeologia, non nello scavare i sassi, nell'archeologia di noi stessi, nel ritrovarsi. Grazie.